Lo sviluppo economico della Regione Puglia passa certamente dalla risorsa agricoltura, davvero una risorsa fondamentale vista anche la proprio natura agricola del territorio pugliese e in particolare dell'area di Taranto e provincia. Ne parliamo con l'avvocato Giacomo Conserva, che è candidato con la Lega al Consiglio regionale pugliese a sostegno del candidato presidente del centrodestra Raffaele Fitto. Questa è una bella domanda. Proprio quando parliamo di agricoltura parliamo di uno dei settori più importanti per la Regione Puglia. Difatti la Puglia è la seconda regione italiana a livello agricolo. Tanto si può dire, tanto chiaramente si è detto, tanto si è criticato. Però a prescindere dalla xylella, che è sotto gli occhi di tutto, quello che fondamentalmente non è stato fatto, obiettivamente il governo emiliano e con tutta la sua giunta ha dimostrato la improvvisazione e questo ha comportato chiaramente un disastro e per il paesaggio chiaramente e per la stessa economia pugliese. Ma quando parliamo di agricoltura dobbiamo tutelare gli agricoltori a 360 gradi. Questo governo, il governo emiliano, si è dimostrato incapace anche nel fare gli stessi bandi. Quanti bandi sono stati oggetto di ricorso? E quindi significa che addirittura questa giunta, il governo emiliano non è stato capace neanche di fare i bandi. Ma vi è di più. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale appunto dell'agricoltura, abbiamo visto che quei 142 milioni di euro in mancanza di programmazione non sono stati destinati ad alcun agricoltore, motivo per il quale sono andati persi. Ma i problemi che vive l'agricoltura in Puglia sono altri: la mancanza di acqua è sotto gli occhi di tutti ed è una cosa fondamentale, nonché vergognosa questa circostanza, come anche la concorrenza sleale di prodotti, diciamo, che arrivano dall'estero. Ma la cosa più importante di cui lamentano i nostri agricoltori è il fatto che il governo emiliano non li ha messi in condizioni di accedere facilmente al credito, a un finanziamento. Quindi oggi è per la xylella e per tutti questi fattori chiaramente serve un intervento forte da parte del prossimo governo regionale per far respirare e far ripartire uno dei settori nevralgici chiaramente della nostra regione.